Una carta, un animale sacro per i segni di acqua. Non ci credo. La balena. La balena. Allora, dobbiamo avere fiducia nel grande mistero, dobbiamo immergerci. Emergiamo, respiriamo e ci rimmergiamo. Quindi noi abbiamo bisogno della nostra parte aria, tra virgolette, ok? Quindi della nostra parte del pensiero, ma abbiamo anche bisogno di immergerci nei nostri sentimenti. La balena significa che è il momento di crescere, come animale guida solitamente, come animale ci dà la simbologia tipica della balena, è quella del senso della crescita. Quindi dobbiamo crescere. Come si cresce? Si cresce immergendosi nelle profondità di noi, cercando di capire chi veramente siamo. Bisogna esplorare il nostro animo, ok? In qualche modo c'è sempre una parte di noi che noi non scandagliamo e non vogliamo che gli altri ne vengano a conoscenza. Beh, in questo caso scandagliamola pure. Abbiamo fiducia nelle nostre emozioni, ok? Non lasciamole indietro perché pensiamo che è la cosa più giusta, perché quasi quasi non vogliamo averne nemmeno consapevolezza, ok? Invece abbracciamo le nostre emozioni. I segni d'acqua in questo momento hanno bisogno di abbracciare le nostre emozioni. Ricordiamoci tra l'altro che Nettuno è tornato diretto, quindi finalmente queste emozioni possiamo veramente riabbracciarle, riappropriarcene, perché con Nettuno retrogrado è stato tutto un po' difficile, ok? Questo è il tuo messaggio per te, segno di acqua. Riabbraccia le tue emozioni, abbi fiducia in loro e nell'universo.